Questo è il nostro nuovo appartamento. Carriera allenatore giocatore. Ecco elencate le aspettative della dirigenza. In grafica possiamo vedere le principali notizie della giornata. Ecco in grafica gli obiettivi campionato. Riepilogo carriera del giocatore. Andiamo a conoscere la rosa della squadra. Possiamo vedere i valori di tutti i giocatori. Scopriamo insieme la loro età, la loro nazionalità e il loro stile di gioco.
Ecco il calendario delle partite di questo episodio. Ecco come sono suddivisi i gironi della competizione. Messaggio dell'allenatore. Sei stato inserito nella formazione titolare di oggi. Vediamo in grafica la formazione della nostra squadra. Pochi istanti ancora al calcio d'inizio, clima sempre più rovente. Piero Gipardo e Stefano Nava nuovamente in vostra compagnia per raccontarvi l'emozione di questo match. Si gioca per il primo match della fase a gironi di questo torneo precampionato. In campo West Ham e Montpellier. È la loro prima partita, vediamo se ingraneranno subito. Lo scopo di questi tornei è proprio quello di testare le condizioni della rosa e permettere agli allenatori di provare nuovi giocatori, nuovi schemi in vista dell'inizio della stagione ufficiale. Tiro curato. Tiro largo, fuori bersaglio. Mastica amaro qui il tecnico per l'occasione di poco fa. Poteva essere il gol del vantaggio. La velocità di Felipe Anderson potrebbe creare seri imbarazzi alla difesa avversaria, perché quando è in giornata con i suoi dribbling è davvero imbarcabile. Giocatore dalle qualità tecniche straordinarie, direi. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Finisce 0-0 il primo tempo. Nei primi 45 minuti sicuramente, Stefano, non è stata una bella partita. No, decisamente no. C'è stato ben poco da vedere, Pier. Si riprende a giocare in questo secondo tempo, match valido, lo ricordiamo, per la prima giornata della fase a gironi. I due allenatori avranno dato sicuramente istruzioni alle loro squadre nell'intervallo, come giusto che sia. Vediamo come cambieranno le cose dunque nella ripresa. Buone qualità di palleggio quest'oggi. Buona l'idea qui. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Sembra quasi che i due tecnici si stessero studiando. Secondo le indicazioni raccolte in giro, il giocatore farebbe gola a diverse squadre. È sicuramente uno dei pezzi pregiati del mercato, non c'è da stupirsi dunque che ci sia la fila per prenderlo. Pallone invitante. Pallone mal calibrato e difesa che recupera. È in buona posizione. Andiamo a bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere quanto manca alla fine. Si giocherà per altri 15 minuti prima del 90esimo. D'accordo Matteo, grazie. Richiedici pure la linea in caso di ulteriori novità. Tocco verticale interessante. Bravo qui a smarcarsi. Non riesce a bloccare, attenzione. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. Matteo, bordo campo, quanti minuti ci separano dal fischio finale? È iniziato il conto alla rovescia, Pier, meno 10 minuti al 90esimo. Possono passare in vantaggio. Interviene il portiere, sventa il pericolo. Hanno la possibilità di trovare il gol del vantaggio se sfrutteranno questo corner. Partita che si chiude dunque sul risultato di parità. Match che si è mantenuto in equilibrio per tutti i 90, non poteva che terminare con un pari. Le due squadre si sono praticamente annullate in campo, credo che alla fine il risultato sia giusto, nessuna delle due meritava di vincere o di perdere. Prestazioni del giocatore. Dati della partita e valutazioni giocatori.
diamo un'occhiata ai risultati e classifiche dei gironi. Riepilogo carriera del giocatore. Vediamo le principali notizie della giornata.